Rieccomi ragazzi, in questo momento qui è venerdì 17 e sono appena tornato da casa, da lavoro di nuovo. Mi corre in cucina perché ha sentito che c'è la pappa. Ho lavorato questa settimana tantissimo perché gli ordini vanno e vengono, abbiamo uno enorme che però la ditta è un po' in difficoltà in quanto il nostro fornitore è chiuso. Vedremo come andrà. Ecco, in più ci sono le ferie, qualcuno si era già preso le ferie, quindi c'è tutto in balia degli eventi. Vedremo come andrà. Pila, no, lei vuole saltare. Non si salta. Vi faccio vedere, ragazzi, i Lilium come si sono aperti. Guardate un po', che belli. Lo stagno, abbiamo dovuto togliere parecchie foglie, ninfee, che quest'anno non sono neanche uscite, ma sono rane in giro, sì, sono rane, ma non si vedono. La Buteleia, la prima, guardate che bella. Ecco che è uscito il sole. E così. Comunque ragazzi, 20 giorni di pioggia continua. Tutti i pomodori li ho messi qua perché prendono più luce, infatti stanno andando a maturazione, questi sono quelli di ciliegino, alcuni sono spezzati i rami, era impossibile anche lavorarli e proteggerli, ho portato anche indietro i vasi quello che potevo. Le zucchine sono state anche queste martoriate dalle lumache e esattamente la settimana scorsa, cioè, non ho mai visto così tante lumache in vita mia e a me francamente non va di metterci tutti quei prodotti chimici per inquinano l'ambiente. Ho fatto un altro trapianto, anche qui ho fatto un altro trapianto, lì c'è l'altra Buteleia, guardate quanto alta è diventata, siamo andati su di quasi 3 metri e mezzo, 4 qua. Bella questa tinta qua, mi è piaciuta tantissimo. Qua tutte le lumache hanno distrutto e mangiato tutto, guardate che roba. Io, a parte che io ho tagliato, anche ho salvato un po' di roba e poi ne ho anche regalata via. Ecco, lì ho trapiantato un pomodoro e lì c'erano spinaci, anche quelli tutti divorati. Anche questi, due pomodori, qui, anche qua, un altro pomodoro. Devo legarli. Ma ha fatto tanto, tanto, tanto vento, tanto. Si sono spezzati i rami, un disastro. Vento e pioggia tutti i giorni. E lumache ovunque, quindi l'orto. Eccolo che è, guardate qua, guardate, Lolo Red, tutto completamente andato, purtroppo anche lì, anche qua. E comunque sto ancora mangiando questi qui, eh. Le coste invece ho fatto bene trapiantarle lì, metterle giù, e infatti si sono riprese tantissime, anche se vengono mangiate, perché vedete che roba, chiaramente. Dovrei mettere reti produttive dappertutto. E poi non avevo neanche tempo perché ho lavorato tantissimo anche Anna. Cioè ci alziamo alle 5 del mattino e finiamo alle 7 della sera. Una settimana che andiamo avanti così. I pomodorini sono maturati. Guardate che belli. Questa è più protetta, infatti guardate che bella che è diventata. Sono sempre le Swiss chard o meglio coste. Andiamo a vedere i pomodori qua sotto. Eccoli, guardate quanti. Guardate quanti, che belli. Ma questo. Era un bosco qui sotto, poi ho tagliato, ho sistemato, però la lezione l'ho imparata perché sono troppo attaccati. Questi sono 4 per fila. Meglio metterne 3 o un massimo 2 e fare magari più cassoni, a parte che non sono ancora maturati, perché qua il clima è quello che è, cioè qui siamo in ritardo ma di brutto proprio. Comunque guarda che belli. Ecco, vediamo cosa ne esce qui. Io ho lasciato anche le cime in alto, le ho lasciate. Per fortuna acqua ne abbiamo sempre, chiaramente qui in Inghilterra. Devo fare delle cimate, devo cimare le piante di
di basilico, anche quello va fatto. Ho pulito tutto sotto qua perché qua c'era un disastro, non si capiva più niente da quanta roba c'era per terra, foglie. Poi qua mi è nata questa, incredibile, come quella lì che ho in fondo ad angolo. Questa non c'era, pum, è scoppiata qui, è nata. Vabbè, vediamo cosa riesco a fare, magari la prendo, se riesco la porto da un'altra parte, perché quella fa un bosco. Comunque dai, è bello. Io tutto quello che vedo, anche se non è perfetto, è bello. Perché ragazzi, prima noi non ce l'avevamo questa cosa. Ed è incredibile quando parti da sotto zero, senza nulla, perché noi non avevamo meno di niente. In 15 giorni noi abbiamo cambiato vita, almeno questo è il primo step, è un ottimo step. Abbiamo già fatto parecchio. Quando tocchi praticamente il fondo e non vedi la luce oltre il tunnel, è così. Ed è tutta una questione di mentalità, perché i limiti che noi ci poniamo, come dire, ma non so l'inglese, ma non è vero, poi lo impari. Quanta gente è che viene in Italia, che arriva, non sa nulla e poi parla, e poi trova lavoro, e poi tante altre cose, poi compra la casa e si sistema. Quindi volere è potere, cioè è tutta una questione mentale, appunto. E l'unica cosa, bisogna essere accorti, bisogna capire anche bene, calcolare tutti i nostri limiti che abbiamo, ma non farci abbattere alla prima sconfitta, perché tanto poi si risolve. No, ce ne sono milioni di casi, veramente milioni di casi che gente non aveva meno di nulla e hanno fatto, si sono sistemati. Quando pensi che sia la fine, oddio, ma no, invece vai avanti e vedi che ce n'è di luce. Oltre al tunnel c'è un mondo. Scusatemi che vi ho fatto aspettare. Tra l'altro avevo anche il computer rotto per una settimana, quindi mi sono intasati i video e sto facendo un corso per quanto riguarda Instagram. Più che altro voglio migliorare anche lì, perché sto facendo anche altre cose. Chiaramente non ho solo. Guarda la farfalla che viene a trovarmi, che meraviglia. Dai, posati, posati, sarebbe un sogno se ti posi. Io non voglio muovermi per non disturbarla. E si è posata. Bellissime, ragazzi, ne ho tantissime di queste farfalle. Poi dipende anche un po' dalla giornata. Tante api, pieno di api, bombi. Questo è un 100% vlog. Ho ascoltato praticamente di più il consiglio di un'amica, perché bisogna anche ascoltarli i consigli. Cercare di fare un po' meno editing per quanto riguarda, appunto, io sono un patito, a me i video piacciono ben editati, ben confezionati. Poi vi dirò, è bello anche vedere la vita reale, quello che sono le cose, no? Di tutti i giorni, la routine, com'è il tempo qua. Poi faremo un video, faremo barra farò, perché Anna poverina è sempre occupata con il lavoro, ne ha tantissimo di lavoro da fare. E, tra l'altro, l'azienda dove lavora lei è stata da poco assorbita da un'azienda molto più grande e ha il triplo del lavoro da fare ed è stanca, esaurita. Cioè, non siamo ancora nella fase della rat race, come si suol dire, no? Si corre la corsa del topo. Anch'io ne faccio parte. Attualmente YouTube non siamo nessuno per adesso, non so. E poi sì, stiamo cercando di avviare qualcos'altro rispetto al lavoro tradizionale, perché ti occupa e ti opprime, diciamo, in una situazione che tu non vorresti essere. Perché la verità è che ognuno di noi ha dei talenti e ha delle passioni, e sono quelle che vanno coltivate e bisognerebbe creare lavori attraverso le proprie passioni. Ovvio che attualmente la musica non mi dà né la pappa e non mi paga neanche le bollette, però sarebbe la giusta via, perché lo farei anche gratis, come magari a chi piace, non so, scrivere, potrebbe scrivere un libro.
e venderlo, magari farsi un po' di pubblicità all'inizio, magari pagando appunto Facebook o anche facendo delle inserzioni su Google Ads oppure anche un video su YouTube e provare, cioè, ce ne sono un sacco di strade. L'importante è esprimere le proprie passioni. E attualmente sì, io riesco attraverso YouTube un pochino, però alla fine del mese sì, io per mantenere questo stile di vita qua, purtroppo ancora abbiamo bisogno del lavoro e comunque devo anche dire grazie ragazzi perché cioè, noi abbiamo trovato più o meno sempre spazio, ecco, la verità è quella, insomma, bisogna essere anche positivi e propositivi e allora vedi che davanti a te si aprono certe strade che pensavi prima che non esistessero e che non fossero accessibili. Dice, eh no, ma cavolo, io non parlo inglese. Eh no, ma cavolo, devo prendere l'aereo, devo trasferirmi. Ma non ho tutti i miei vestiti, ma non ho i miei amici, non ho la mia famiglia. E se tu continui così, e non ho. Però davanti a te stai lasciando un mondo, cioè, quindi non. E ne farai altri, ti farai altri amici, ti farai la casa come la vuoi. Noi volevamo la casa col giardino e alla fine è arrivata la casa col giardino. Non subito, ma poi è arrivata. E poi a me piace un sacco lo stile inglese. Qua non fa affa come in Italia, qua non ci sono le zanzare come in Italia. Qua il lavoro c'è, in Italia chissà. E qua ci sarebbe un altro video da fare. E non voglio chiaramente dire tutto subito. Anche perché è giusto che ci sia anche Anna. Comunque è così, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo 100% vlog. Lasciatemi un mi piace se vi piace questo video, chiaramente. Scusatemi ancora se non mi avete visto più di tanto in questo periodo, ma ero veramente molto stressato. E poi appunto, mi sto dando da fare anche con un'altra attività, chiamiamola attività. Ma vorrei che diventasse un lavoro. Sto cercando di lavorare con internet e ecco, questo qua è quanto. In più sto facendo un corso. Sì, se tolgo il tempo che dedico al corso e framontare video e tutto, io e Anna ci vediamo poco praticamente. Va bene, dai. See you soon. Thank you.